Forse la tradizione oggi sarebbe sposarsi, andare in chiesa e essere fedeli, ecco. Io vengo sempre qui in discoteca. Tu da Maraveniere hai detto questa frase ormai iconica che la boutique è chiusa. Tu sei fidanzata, Amanda? No, ho chiuso la boutique, finito. Può riaprire? Ma io, come ti ho detto prima, io vivo giorno per giorno, forse domani incontrerò una persona divertente, interessante, ma io non cerco, ecco, non cerco. Se dovessi scegliere... A me piace solo i ragazzi giovani. No, no, uno che gioca al golf ormai non mi interessa, non mi interessa assolutamente. No, 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 mi interessa solo... No, perché sai che i giovani hanno questa ingenuità. Scoprano il mondo e dai giovani mi piace questo entusiasmo, mi piace molto. Poi c'è anche il fenomeno della gerontofilia. E invece la musica di oggi ti piace? Io sono aperta a tutte le proposte, guarda. Tu hai fatto anche rock e adesso c'è una band italiana che sta avendo successo in tutto il mondo, candidati anche ai Grammy, che sono i Maneskin. Ah, i Maneskin, bravi, mi piacciono molto i Maneskin, sì. Ecco, loro riprendono un po', tu sei un'icona della musica, hanno anche un po' questa trasgressione, questa tua sensualità, sì, incredibile. Lo chiamavamo glam rock, solo che oggi quello si chiamava allora trasgressione, ma ormai... E avresti voglia di innamorarti? Sono stata innamorata, sì, io mi innamoro tutti i giorni, comunque. Quanti anni possiamo dare più o meno? Tre. A tre anni? Dicono che l'amore dura tre anni. Io sapevo sette, no, non era la crisi del settimo anno. Anche la fama, comunque, io sono convinta che la... ognuno ha tre anni. Adesso i Maneskin hanno il look giusto, la canzone giusta, non so. Poi bisogna rinnovarsi. Ah, ok. Quando finiscono questi tre anni. Quindi avere la capacità di cambiare. Esatto. Io ho trovato il teatro, ma mi ha aiutato moltissimo a rinnovare il mio personaggio. Se no continuo a cantare nelle discoteche, voulez-vous. La mia regola di vita è che non pensare mai più a ieri, perché ieri sono successe le disgrazie, la tristezza, non aver paura di domani, perché tanto domani non sa che cosa ci sarà, allora vive oggi. E quindi il rapporto col tempo che passa è positivo, mi sembra. Il tempo passa troppo velocemente, penso, però ho ancora tante cose da fare, voglia di fare altre cose, non vedo l'ora di fare altre cose. Che cosa ti piacerebbe fare? Ma forse un bel film italiano, perché ho girato dei film in Francia, in Italia pochissimi, e mi piacerebbe. Grazie, ti porto anche i saluti di Alberto Matano. Ciao Alberto, ti guardo ogni tanto, belle luci.